Bassetti, Bassetti. Cosa ha detto Bassetti? Bassetti ha cambiato rotta, ha cambiato completamente la sua rotta e in questi giorni ha fatto alcune dichiarazioni, una in particolare molto molto importante. Molto importante per la gente che in questi 2 anni e mezzo non ha mai mollato ed è stata vittima di tutto quello che hanno fatto. Quindi attendo che sia collegata un po' di gente per dirvi cosa ha detto Matteo Bassetti. Il simpaticone, il simpatico Bassetti. Aspetta che chiudo la porta che qua mi arriva la gente. Bassetti, Bassetti, collegatevi. Ciao, buonasera Livia, ciao Giusy, ciao Ivana. Sono contento perché quando vedo queste notizie, finalmente una buona notizia, anche se non è che Bassetti conti, decida lui tutto quello che è, però è un cambio di rotta di una persona che sicuramente è abbastanza influente a livello medico-sanitario in Italia. Quindi sto leggendo un articolo della pressa.it, vi ho messo anche il link così potrete voi stessi andare a leggere l'articolo del direttore della pressa Giuseppe Leonelli. Notizia importante, perché Bassetti si è espresso su che cosa? Ve lo dirò appena sarete collegati in tanti. Sempre che vogliate collegarvi, in questi giorni qua è veramente un disastro far collegare la gente. Ciao Simona, ciao Maria, ciao Andrea, grande Andrea Marinelli, sei curioso? Se siete curiosi fate il pollicione se siete curiosi. Ti seguo sempre, sei un grande Simona, sì, un grande di pancia, una pancia grande, sì. Libero, ciao Libero, ciao Silvia, ciao. Siete curiosi? No, pollicione se siete curiosi e condivisione, dopodiché vi dirò cosa ha detto Bassetti, però prima dovrete fare pollicione e condivisione, perché è una bella notizia, mi vedete sorridendo, gli occhi sorridenti. E non solo gli occhi, sono proprio sorridente, perché Bassetti finalmente è quasi simpatico, a me è quasi simpatico. Che dice Bassetti il VIP? Che dice il virologo star? Anche se non è virologo, ricordiamolo che è immunologo lui. Aumentate le condivisioni cortesemente. Ok, pollicione, condivisione adesso, poi fra esattamente 30 secondi dirò cosa ha detto Bassetti. Leggendovi questo articolo della pressa che ha ripreso le parole testuali del professor illustrissimo Bassetti, che per 2 anni ci ha fatto venire 2 scatole così con tutto quello che sapete, adesso ha cambiato completamente rotta. Chissà perché. Chissà perché. Forse perché non è riuscito, non candidandosi, ad avere un'immunità parlamentare. Siamo pronti, siamo pronti. Allora, campagna Vax. Non dovranno più esserci obblighi e restrizioni. Parole testuali di Bassetti. A intervenire in questi termini sulla campagna Vax autunnale è il professor Matteo Bassetti. Ma andiamo a capire di più. Oggi nel 2022, con la situazione che si è venuta a creare a livello di protezione vaccinale e non, parole testuali di Bassetti, non ci dovranno più essere obblighi e restrizioni. A intervenire in questi termini sulla campagna vaccinale autunnale il professor Matteo Bassetti. C'è un post di Bassetti, dice questo: credo che il ministro della salute dovrebbe dedicare più tempo alla campagna vaccinale di autunno. Forse la campagna elettorale in corso lo sta distogliendo da questo importante compito di indirizzo e coordinamento nazionale. Ora che arriveranno i vaccini aggiornati, i cosiddetti bivalenti, bisognerebbe dare alle regioni delle linee di priorità su chi dovrebbe ricevere la dose di richiamo, onde evitare il fallimento estivo annunciato, già avvenuto sulla quarta dose. Il consiglio dovrebbe essere quello di raccomandarlo fortemente a chi ha più di 65 anni e ha fragili, chiaramente ultra fragili. Bisogna correre per non rischiare di essere in grave ritardo. Resta il fatto che oggi nel 2022, con la situazione che si è venuta a creare a livello di protezione vaccinale e non ci dovranno più essere obblighi e restrizioni. Continua, conclude dicendo questa frase, questa è l'ultima frase del suo post: con la situazione che si è venuta a creare a livello di protezione vaccinale e non ci dovranno più essere obblighi e restrizioni. Amici, questo qua è un passo molto importante, incredibile, quindi accendetevi, do un consiglio, andiamo in chiesa, accendiamo un cero dedicato a Bassetti, all'illuminazione che ha avuto dopo che sono 2 anni che ci frantuma le scatole con gli obblighi. Quindi incredibile, perché anche Bassetti, uno dei baluardi,
uno dei li chiudiamo in casa, li sbucherelliamo tutti, li alla fine anche lui ha cambiato idea. Perché ha cambiato idea? Ve lo domanda voi nei commenti, ditemi secondo voi perché Bassetti ha cambiato idea. I casi sono diversi, e potrebbe essere perché ha capito che ha funzionato male. No, non penso. Perché ha capito che forse obbligare la gente non è proprio né civile né a livello costituzionale una cosa giusta. Potrebbe essere questo il caso. Altro caso, si è pentito, è rammaricato per la tanta gente che ha avuto magari qualche reazioncina strana. Potrebbe essere. Oppure, ultima ipotesi, non è riuscito ad avere l'immunità parlamentare non essendo candidato, quindi per tutelarsi ha cambiato rotta perché ha un attimo di paurina come altri medici che hanno esagerato magari con gli obblighi. Scrivete voi nei commenti la motivazione, la cosa però è certa, Matteo Bassetti con il post che ha fatto ha dichiarato apertamente a tutti, soprattutto con la frase finale che non lascia nessun dubbio, con la situazione, attenzione, frase di Bassetti, con la situazione che si è venuta a creare a livello di protezione vaccinale, non ci dovranno più essere obblighi e restrizioni, ma solo consigli. Se l'avessero fatto dall'inizio solo il consiglio, paradossalmente forse più gente si sarebbe sottoposta. Sapete perché? Perché obbligare le persone, a prescindere dalle idee, da come la pensi una persona o meno, obbligare le persone non produce mai effetti piacevoli, ma al contrario effetti sbagliati. Finalmente se ne sono accorti, quindi commentate, condividete. Bassetti ha cambiato idea anche lui, è diventato uno di noi Bassetti, un applauso. Rido perché lo scrivete voi, sto leggendo quello che dite e mi fate sorridere perché è diventato uno di voi. C'è chi dice anche Emanuele Salvato, perché non gli hanno mandato, non si può dire, gli sarà saltato. Un altro dice non si può dire, manca una cosa bancaria, non si può dire, non c'entra niente, no, è semplicemente perché ha capito che obbligare la gente a fare una cosa che è sbagliato. Obbligare la gente a fare una cosa contro la propria volontà, contro la volontà delle persone, è semplicemente sbagliato, e dopo 2 anni l'ha capito. Poi sapete, senza immunità parlamentare è meglio capirlo. Ciao a tutti, buona serata e buona cena a tutti. Finalmente una bella notizia, e hanno forse paura della verità? Scrivete, potrebbe essere, il dubbio è sempre lecito. Domandare lecito e rispondere cortesia, e il dubbio è indiscutibile, se uno ha un dubbio può averlo. Ciao a tutti.